Allora, qui sono alla Locanda San Rosato, a Mammogliata. È un posto, uno dei posti di riferimento. Questa è la zona della cucina, l'avete già vista probabilmente in qualche altro posto, è tutto molto bellino, c'è gente in questo momento, però ne deve arrivare altra. Questo è quello che vedete più o meno, sciallo e frutto a mano, e poi vi farò vedere anche il resto, però principalmente vi farò vedere quello che si mangia qui. Io poi sono molto stanchi perché oggi è stata una giornata di lavoro intenso, però vi lascio a quello che ho per mangiare oggi. Buona giornata. Carasau qui è il pane Carasau, la carta da musica come molti chiamano, è servito sottilissimo, di quelli quasi impalpabile, servito con olio extravergine locale, non è male, è molto buono, delicatissimo, per il gusto dell'olio ovviamente. Il resto è locale, molto piccolo, una sala esterna che abbiamo usato d'estate, però per il resto è un locale molto piccolo. A dopo. Allora, il vino che mi hanno servito è un Canonau Novello, di quest'anno, appena uscito. Insomma, l'ultima vendemmia è stata buona, in effetti ho provato il vino, è buono, sì, è molto dedicato. Gli antipasti, un misto di salumi e formaggi, che poi hanno aggiunto anche un'idea di testina. O meglio di maiale, comunque scarti a maiale in gelatina, poi c'è credo che questo sia un caso agedo, sì, è un caso agedo, questa è una spuma di formaggio, una crema di formaggio, cioè sicuramente prosciutto di Villagrande Stresai e un po' di peperoni che non guastano mai. Voilà, formaggio, pecorino, stesso, molto bello. La sorpresa è molto buona, sicuramente è molto buono. Un assaggio di caldi, un po' di cordura, quindi solo gli intestini avvolti e poi cotti in umido, in verde, e poi i fagioli in rosso. Quindi anche un po' di caldi sono toccati. Non male, finalmente la cordura che avevo perso l'altro giorno, avantieri, e finalmente me la trovo qui cotta in umido, va benissimo. Buon appetito. I fagioli sono in agrodolce, io generalmente non mangio i fagioli, assolutamente. Questa è la prima volta che, una delle prime volte che mangio i fagioli, e sono molto buoni, delicati, si sente l'agrodolce effettivamente. Dovete sapere che allora il prosciutto di Villagrande Stresai è uno dei grandi prosciutti italiani, poco noto perché ancora le aziende locali non hanno organizzato bene la promozione del prodotto, però mi sfido a provarlo, effettivamente si scioglie in bocca, è parecchio superiore agli altri prosciutti più conosciuti. Una crema è dolcissima. Questa è la gelatina con, diciamo, gli scarti nobili che diventano nobili del maiale. Proviamo. Il gusto intenso, ovviamente il maiale, il lardo, la cipolla che abbiamo usata per chiudere, insieme alla gelatina, molto buona. C'è da dire che qui il Novello esce al minimo a 15 gradi, bisogna stare un po' attenti, attenti, il vino di Mammogliata è forte, a me piace moltissimo, però è forte, va gestito. Questi sono i Curugionis, fatti con i funghi locali, ovviamente tutti i funghi freschi, non comprati al supermercato, abbiamo i cosiddetti cardoni di Arezza,
E niente, insomma, sono di prova, sicuramente sono ottimi, perché il gusto di funghi sicuramente è imperativo. Ci aggiungo eventualmente un po' di pecorino, giusto per insaporire, per dargli un po' di brio, ma non so, magari prima li mangio senza e poi ci raggiungo un pochettino. E voilà, ragazzi. Il profumo merita, il sapore sicuramente segue il profumo. Ecco un po' di pecorella. Io quando vengo qui non posso esimermi da mangiare la mia pecorella umida. Ovviamente si mangia un po' con la forchetta e il coltello, un po' con le mani. In abbinato ci sono un po' di verdure grigliate, comunque saltate, più che grigliate saltate. Però mi concentro sulla pecorella. Qui la fanno benissimo, è ottima, io l'ho già mangiata, è veramente meritevole, è un bel passatempo, insomma. Vi auguro di venire a provarla, perché questo è un piatto che, secondo me, surclassa gli altri, tutto qua, ci vuole. Tenetevi un po' di spazio per la pecora, sempre, qua a San Rosario. Acquavite è fatta in casa, ovviamente, questa è nitroglicerina, è molto buona, è fruttata, sa proprio di... è pura vinaccia, quindi è un nettare, anche questa vale il prezzo.